sistema della ricerca italiana sta in una situazione, diciamo, post-sovietica, no? Dopo la fine dell'Unione Sovietica la ricerca è stata smantellata e tanti hanno dovuto emigrare, altri hanno cambiato mestiere e almeno per una decina d'anni è rimasto così. Adesso piano piano si sta riprendendo in dei settori. Ecco, l'università e la ricerca italiana sono a questo livello, purtroppo partivano da una situazione sicuramente non felice, ma in cui c'era anche una certa rispettabilità nel mondo, perché la ricerca italiana era, e ancora lo è in alcuni settori, del tutto competitiva con quella fatta in altri paesi. Anzi, quello che, di cui si parlava era il paradosso italiano, cioè com'è possibile che in Italia, essendo indietro a tutte le statistiche internazionali per investimento in ricerca e università, riesce ancora a essere competitiva e a produrre scienziati per esempio dei giovani che riescono ad andare all'estero e vincere dei posti, no? Questo è stato possibile perché comunque era un buon sistema con varie gradazioni ovviamente. Questo piano piano non sarà più possibile. Non bisogna puntare sull'eccellenza. La retorica dell'eccellenza è una retorica sbagliata, che veramente deleteria, fatta di nuovo da gente che non sa cos'è la ricerca. Perché chiaramente, che cos'è l'eccellenza? L'eccellenza, per esempio, sono quelli che hanno vinto il Nobel 2 anni fa, ma se hanno vinto il Nobel 2 anni fa non c'è bisogno di dargli un'altra grant. L'intelligenza nell'assegnare dei finanziamenti sta nel trovare quelli che hanno le potenzialità di vincere il Nobel dopo 2 anni, non quelli che lo hanno già vinto. Quindi bisogna puntare a far crescere il sistema. Quindi questo significa che non si può premiare il 5% o il 10%, perché quando uno premia il 5-10% sta già selezionando quelli che sono già visibili, mentre uno deve selezionare quelli che potranno diventare visibili. Certamente non tutti quelli che verranno finanziati faranno scoperte eclatanti, però se uno non finanzia in questa maniera non va da nessuna parte. Questo non significa finanziamento a pioggia. Perché chiaramente c'è sempre un 10-15% di persone che sono improduttive e quindi non vanno finanziate, ma cioè tra il 10% e il 100% ci sono delle vie di mezzo più ragionevoli. La valutazione di ricerca fatta dall'ANVUR è una, purtroppo bisogna dire che è stata fatta in maniera veramente in maniera incompetente. Questo significa che ci sono stati altri esercizi di valutazione al mondo, per esempio in Inghilterra è dagli anni 80 che va avanti, in cui sono state capite delle cose. Allora, per esempio, non usare la bibliometria e sono usata la bibliometria, non pubblicare dei rankings e sono stati pubblicati i rankings, ma soprattutto il problema dell'ANVUR è un problema politico, perché l'ANVUR è un'operazione politica fatta dal ministro Gelmini, da chi per lei. Il consiglio direttivo dell'ANVUR è di nomina politica, il consiglio direttivo dell'ANVUR ha nominato i valutatori, questi valutatori hanno l'opportunità o la possibilità di decidere per esempio quali sono le riviste buone e quali sono le riviste cattive, mentre in fisica ovviamente questo cioè, a parte che comunque non si fa in nessuna parte del mondo, comunque ha una conseguenza, diciamo, moderata, e perché comunque valutare un articolo bene perché è stato pubblicato su Nature è una fesseria, perché un articolo su Nature può essere un brutto articolo, cioè uno sta valutando il contenitore e non il contenuto, questo, diciamo, è il problema. In altri campi, come l'economia per esempio, che chiaramente sono i campi più vicini alla politica, ecco, questa cosa qui ricorda, diciamo, il tentativo di Lysenko fatto nell'Unione Sovietica, cioè dove il potere politico ha pesantemente condizionato la ricerca scientifica.